Eccola qui Serenella Salomoni, buongiorno. Buongiorno Serenella. Buongiorno. Buongiorno. Allora, l'ho detto prima, le truffe online, ma che vanno a fare non guarda, solo... Guarda, Berlisai mi ha meravigliato questa cosa, perché l'ho sentita anche in televisione ieri mattina, cioè che ci sia tutt'oggi, che ne abbiamo parlato, quante volte ne abbiamo parlato di queste truffe d'amore online, ne parliamo sempre, vengono fuori in continuazione, qui le donne devono stare più attente, non si devono fare abbindolare, perché sono quasi sempre donne, anche se come ben ti ricordi abbiamo parlato anche di Caccianiga, quel calciatore che per 15 anni ha dato soldi a una donna che non aveva mai conosciuto, quindi però le donne sono quelle che hanno sempre più bisogno di affetto, di attenzione, quindi diventano delle vittime di queste che sono delle vere organizzazioni di truffatori, sono delle truffe e producono dei traumi, io le vedo poi in studio, producono dei danneggiamenti, perché poi queste donne si vergognano, non ne parlano. Quindi dobbiamo stare attentissimi a questi falsi profili, e come giustamente hai detto tu, adesso c'è l'intelligenza artificiale, quindi questi falsi profili vengono creati proprio su persone che non esistono proprio. Quindi appena noi abbiamo bisogno di questo tipo di situazione, mettiamoci in testa che siamo noi che siamo deboli e fragili, e che dobbiamo cercare di aiutarci prima di passare a fidarci di una persona online che ci prospetta una grande storia d'amore. Stiamo attenti, assolutamente, molto attenti, perché è molto pericoloso. Ottimo il messaggio, grazie Serenella, buon weekend, a presto. A voi, buon weekend, baci baci.